Benvenuti nel nostro salotto del cinema. Stasera guarderemo insieme La costola di Adamo, una divertente commedia romantica con Katharine Hepburn e Spencer Tracy, che interpretano una coppia di avvocati, marito e moglie, molto innamorati, che però si ritrova avversaria in tribunale. Il caso giudiziario al centro della storia, se vogliamo, è tristemente molto attuale. Una donna, scoprendo che il marito la tradisce, ha cercato di ucciderlo. Lo ha sorpreso nelle braccia di un'altra e gli ha sparato mezza dozzina di pallottole. Naturalmente è Katharine Hepburn a interpretare l'avvocato difensore della donna, un ruolo perfetto per lei, visto che incarna il prototipo dell'eroina femminista. Ricordiamoci infatti che siamo alla fine degli anni 40, la Hepburn è bellissima, ma i personaggi che interpreta non usano mai il fascino come arma, bensì l'intelligenza, l'ironia e l'intraprendenza. Una donna fa le stesse cose, le stesse bada, ed è condannata. Se a Hollywood le altre dive sfoggiano vestiti all'ultima moda e fanno a gara per stare sotto i riflettori, la Hepburn preferisce condurre una vita più ritirata e in totale controtendenza veste spesso glamour e sportiva. È stata anche una delle prime dive a indossare abitualmente i pantaloni, contribuendo quindi a emancipare la figura femminile dallo stereotipo della bambola. Per anni la donna è stata maltrattata o considerata come una bambola. A nome di noi tutte, io chiedo giustizia per la donna. L'Adamo della storia è Spencer Tracy, che con la Hepburn ha girato ben 9 film. Il loro non era soltanto un sodalizio artistico, visto che sono stati assieme 25 anni e la loro relazione fu interrotta solo dalla morte di lui. Non potevano però essere più diversi. Lei era protestante, esuberante, anticonvenzionale e divorziata. Lui invece era cattolico, ma anche un po' irascibile e con diverse debolezze, tra le quali purtroppo l'alcol. Però Spencer aveva anche il cuore d'oro. Per paura di far soffrire il figlio sordomuto, e forse anche per timore del giudizio dei fan, rimase comunque per sempre accanto alla moglie, nonostante fosse innamorato della Hepburn. Rispondi alla domanda adesso. Cos'è il matrimonio? Su, dimmelo. Dillo tu a me. Allora te lo dirò io, è un contratto, è la legge. Una curiosità sul film di stasera, e che riguarda proprio la coppia, è che Spencer Tracy litigò con i produttori perché voleva che il proprio nome apparisse per primo nei titoli di testa e sui cartelloni, nonostante la Hepburn avesse un ruolo un po' più rilevante nella pellicola. Quando gli fecero notare che avrebbe dovuto seguire il galateo e far passare prima le donne, Spencer rispose che quello era un film, non una dannata scialuppa di salvataggio. Bada che ti cucinerò a dovere prima di darti in pasto alla giuria, quindi sei avvertita. Oltre alla Hepburn e a Tracy, nella costola di Adamo recitano altre 4 famose star di Broadway. In particolare c'è Judy Holliday, che interpreta l'imputata, ovvero la moglie tradita che ha tentato di uccidere il marito fedifrago. Judy era stata voluta fortemente dalla Hepburn per questo film, perché ne aveva ammirato il talento a teatro nella commedia Nata ieri. Inizialmente però la Holliday aveva rifiutato questa parte, perché la sceneggiatura prevedeva che il marito le desse della cicciona, cosa che la metteva molto a disagio anche perché lei soffriva di disordini alimentari, ingrassava tantissimo per poi dimagrire repentinamente. Alla fine comunque accettò lo stesso ruolo, ma non senza timori. In alcune scene infatti la possiamo vedere tremare letteralmente dalla paura, perché era troppo emozionata di recitare assieme a delle grandissime star di Hollywood. E lui allora, non frignare, cicciona! In questo film, in più momenti, sentiremo una bellissima canzone, Farewell Amanda, che fu scritta appositamente per la pellicola da Cole Porter, un grandissimo compositore americano, che chiese anche di cambiare il nome della protagonista, che inizialmente era Madeleine, perché altrimenti non sarebbe suonata bene nella canzone. Goodbye, Amanda. In una delle scene più famose del film, quella del massaggio, si sente anche una rarissima registrazione di Frank Sinatra che canta proprio questa canzone. Purtroppo l'originale è andato perduto per sempre, quindi questo film è l'unica testimonianza che ne è rimasta. Si vede che nessuno ci avrà mai pensato. Mi è capitata quella delle brutte notizie. Sta diventando molto popolare quella canzone. Vi abbiamo detto alcune curiosità su questo film, ma un capolavoro non lo si può raccontare, bisogna guardarlo.
Stasera, insieme a noi, la costola di Adamo. Hai provato o che ho ragione io? Non c'è differenza fra i due sessi. Maschi, femmine, uguali.